Questo è vero gravel. Passati. Vero gravel questo. Passati da là a qua. Ciao a tutti e bentrovati ancora una volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi parliamo di gravel. Ma che cos'è il gravel? Il gravel è veramente un mondo infinito, vasto, e ogni volta che proviamo una bicicletta da gravel troviamo qualcosa di diverso, troviamo una nuova sfumatura di gravel. Illuminami allora. È successo anche con il test della Trek Checkpoint SL6 ETAP, ovvero il modello pensato più per l'avventura e per i viaggi della nuova linea Checkpoint. Perché? Perché con questa bicicletta siamo andati a scoprire quello che ancora non conoscevamo, e non sono stati itinerari lunghissimi e lontanissimi da casa, ma bensì delle piccole strade, dei piccoli sentieri, delle piccole strade bianche attorno a casa. E forse è proprio quello lo spirito di questa tipologia di bicicletta gravel: andare alla scoperta di quello che c'è attorno a casa. Come al solito, però, prima di addentrarci in tutto quello che è il mondo Trek Checkpoint SL6 ETAP, vi invitiamo a mettere un bel like al video e soprattutto di iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso. Come noi, anche Trek sa che il mondo gravel è molto variopinto, ed è proprio per questo che ha creato la nuova Checkpoint in ben 3 diverse opzioni di telaio: SL, SLR e ALR, con una gamma composta da ben 8 versioni. Perché ha fatto questo? Proprio per andare a creare, a cucire una bicicletta perfetta per ogni tipo di graveler. Noi abbiamo avuto l'opportunità di pedalare con la Trek Checkpoint SL6 ETAP. SL è la linea di telaio pensata più per l'avventura, una bicicletta che utilizza il carbonio OCL V500 con predisposizione per dropper post, quindi una predisposizione pensata anche per andare a affrontare gli strati più difficili e più tecnici. Ho esagerato? No, parliamo sempre del mondo gravel. Inoltre abbiamo veramente tantissimi punti di attacco per quelle che sono borracce e borse, proprio perché questo modello, questa versione, la Checkpoint SL, è quella pensata più per le avventure e per il viaggio. La SLR è una bicicletta un po' più leggera rispetto alla SL, con un telaio ancora più rigido e pensata più per il mondo competitivo piuttosto che per il mondo adventure come la SL, mentre la Checkpoint ALR è la versione con telaio in alluminio. La Checkpoint SL6 ETAP, come vedete, è un montaggio veramente interessante, con il gruppo SRAM Rival ETAP wireless, quindi senza fili, e questo abbiamo notato che è una cosa veramente comoda nell'utilizzo gravel off-road, perché va a lasciare più presa sul manubrio anche nelle sezioni più tecniche, perché basta andare giusto a dare un leggerissimo tocco sul comando cambio per andare a cambiare, mentre con un comando meccanico si andrebbe a dover spingere e impegnare di più le mani, che magari sono già più impegnate a tenere salda la presa sul drop bar, perché come sappiamo la presa sul drop bar non è così semplice come quella per esempio su un flat bar da mountain bike. Il cuore pulsante, o meglio il cuore smorzante, della Trek Checkpoint è il sistema ISOSPEED, che è un disaccoppiatore. Che cos'è il sistema ISOSPEED? Intanto noi lo spieghiamo molto bene in un video che vi metto in descrizione e anche qua sopra. Sostanzialmente è questo snodo che tramite un elastomero va a smorzare le vibrazioni che arrivano dal terreno, proprio perché il tubo orizzontale e il tubo verticale sono disaccoppiati, non sono uniti, e quindi le vibrazioni che arrivano non si trasmettono direttamente al reggisella e quindi al biker, ma vengono smorzate. Non è una sospensione, è semplicemente un disaccoppiatore, uno smorzatore di vibrazioni, ma questo fa sì che
pedalare per tanto tempo sulla Terre Checkpoint sia molto più comodo rispetto a una tradizionale bicicletta da strada. È un sogno gravel qua. Parlando di comfort, il comfort sulla Checkpoint SL6 ETAP è aumentato anche dalla scelta dei copertoni Bontrager GR1 con dimensione da 40 mm, che sono perfetti per essere una corretta via di mezzo tra quello che è il ciccione da fuoristrada e lo scorrevole su strada. Quindi noi ci siamo trovati molto bene sia nei tratti in asfalto sia anche in quelli in sterrato, e durante il nostro test abbiamo anche trovato una situazione di grosso fango, sembrava di stare in una gara di ciclocross, e in quel momento la Checkpoint si è trasformata in una vera e propria bicicletta da ciclocross. Mancava un po' di tassellatura sui copertoni, ma devo dire che i GR1 si sono ben comportati. Naturalmente abbiamo dovuto fare dei tratti a piedi perché veramente era tanto fango, ma comunque abbiamo avuto una buona trazione e anche in discesa un discreto controllo, nonostante siano copertoni pensati soprattutto per la massima scorrevolezza. Come dicevamo, la Checkpoint SL è quella pensata un po' più per l'avventura, quindi quella che utilizza un carbonio, lo CLV500, un po' più pesante rispetto a quello della SLR, che invece utilizza lo CLV700. Comunque stiamo parlando di una bicicletta che, così allestita in taglia 54, pesa attorno ai 9,5 kg, con i pedali 10 kg. Salendo per la prima volta in sella alla Checkpoint SL6, quello che ho notato è che veramente il telaio è abbondante, grosso. Trek ha voluto applicare un po' quelli che sono i dettami della geometria mountain bike su una bicicletta da gravel. Quindi questa in taglia 54 è perfetta per i miei 177 cm, ma comunque quando ci si sale sopra ci si sente veramente su una bicicletta grossa, lunga. Non a caso Trek è andata ad allungare i reach ed accorciare l'attacco manubrio, cosa tipica del mondo mountain bike. Questo per andare a migliorare il controllo nel mondo fuoristrada. Anche il manubrio è un manubrio pensato specificatamente per il gravel, infatti misura 44 cm ed è molto largo, ben più largo delle mie spalle, cosa che permette di andare in presa alta con grande sicurezza. Come ho detto prima, quello che secondo me manca un po' è ancora il mondo SRAM con una presa alta dei comandi dedicata al mondo gravel, perché qui abbiamo i comandi Rival, che sono comandi stradali, e ancora un po' troppo piccoli per quello che è l'utilizzo gravel fuoristrada vero, perché non si ha una presa effettiva come per esempio quella sullo Shimano GRX. Appunto, secondo me SRAM avrebbe a questo punto bisogno di andare a sviluppare dei comandi cambio in presa alta specifici per il gravel, quindi un po' più alti, che permettono di tenere più saldamente nelle sezioni più tecniche il manubrio. A parte quello, col manubrio Bontrager più largo si ha veramente tutta la presa e tutto il controllo che serve, sia in presa bassa sia in presa alta. In presa alta non è come una mountain bike, ma siamo abbastanza vicini, quindi anche nelle sezioni tecniche si riesce abbastanza a controllare la bicicletta in presa alta. Altro punto particolare della Checkpoint SL6 è il portaoggetti nel tubo obliquo. In pratica il tubo obliquo ha uno sportello che si va a aprire sotto al portaborraccia, al cui interno si può mettere una sacca che può contenere una camera d'aria e una pompetta. In più, attaccata allo sportellino, abbiamo un multitool già di serie. Molto comodo, super comodo, veramente per le uscite gravel questa cosa è iper comoda, e lo vediamo sempre più in tutti i tipi di biciclette, perché evita di portare multitool, camere d'aria nelle tasche, che così sono libere di avere altre cose, cibo oppure il telefono, che è immancabile. Non è molto ampio, nel senso che una camera d'aria da 700C pensata per il gravel e una mini pompetta ci stanno. Se già invece metto una camera d'aria da 650, di quelle più da mountain bike, quindi magari anche da 2.2, 2.1, la pompetta fa fatica a starci. Questo perché comunque si ha anche lo spazio da tenere presente per il multitool. Però comunque già permette di portare tante cose. Io normalmente in tutte le ride che ho fatto avevo camera d'aria,
due cacciacopertoni di plastica, quelli sottili, il multitool e una mini pompa. Tutto questo permette veramente di uscire in bicicletta senza grossi problemi e soprattutto senza il timore di dimenticarsi qualcosa che non ci faccia tornare a casa. Naturalmente quello che consiglio io, come abbiamo già detto in un altro video, tutte le volte che usate una bicicletta gravel trasformatela in tubeless, perché cambia veramente il piacere di guida. Non dover utilizzare le camere d'aria, perché le camere d'aria su questo tipo di coperture si bucano super facilmente. La Trek Checkpoint SL6 sul sentiero e in strada si può dividere in due parti: la parte anteriore, che è iper rigida, veramente un avantreno super rigido, super preciso, di quelli che la prima volta che la si usa e la prima curva che si fa si sente tutta la bicicletta che va quasi a sottosterzare, proprio perché ha una grandissima rigidità, e non a caso se guardate la forcella è una forcella super massiccia. E la parte posteriore invece con l'Iso Speed, che va a disaccoppiare, a smorzare le vibrazioni, quindi è più morbida, più docile. Abbiamo quindi una bicicletta che è un avantreno molto preciso, veramente utile nei momenti più tecnici in fuoristrada, e un posteriore invece un po' più permissivo, che va a dare una mano a chi non ha proprio super controllo della bicicletta nel fuoristrada. È proprio quella bicicletta che permette di fare un po' tutto, perché con questo suo doppia anima, è una doppia anima che anche si ripercuote nel riding, ovvero su strada diventa quasi una bicicletta da strada. Non è una bicicletta da strada, mettiamolo ben chiaro, comunque è più pesante, anche con le ruote da strada non è scattante e reattiva come una bicicletta da strada, ma ci va molto vicina. Se vogliamo fare un'uscita la domenica con il nostro gruppo di amici smanettoni che vanno solo a testa bassa, se abbiamo le gambe riusciamo a tenerli. Naturalmente dobbiamo cambiare copertoni, perché con questi copertoni si va a fare più fatica rispetto a una super specialissima da strada. Ma poi in fuoristrada invece ha un comportamento molto molto preciso, un comportamento che permette di divertirsi anche magari andando a fare compagnia a qualcuno con una hardtail. Anche qui stiamo parlando sempre di una gravel, quindi quella cosa che si mette in via di mezzo tra una road bike e una mountain bike. Ma con la Trek Checkpoint, che non è esasperata né dal punto di vista del mondo racing né dal punto di vista del mondo off-road, permette di fare veramente tutto. Quello che mi è piaciuto di più di questa bicicletta è proprio il fatto che sia super versatile, permette di essere la bicicletta da usare per i lunghi giri su strada la domenica con calma, per andare a scoprire quello che c'è attorno a casa, sia per prendere la bicicletta e andare a, appunto, a scoprire le piccole strade bianche attorno a casa, quelle magari in mezzo ai campi, e scoprire che c'è una rete sentieristica super interessante che magari con le mountain bike abbiamo sempre snobbato perché non sono così tecniche da farci divertire, ma invece con una gravel diventano l'optimum e diventano super divertenti, perché sia quella challenge in più del fuoristrada, non si deve andare su asfalto, su strada, con tutti i rischi annessi e connessi, soprattutto con la noia che noi biker normalmente troviamo nell'andare su strada, ma si riescono a fare dei giri misti passando da asfalto a terreno sterrato. Anzi, è la cosa più bella andare proprio a creare dei giri dove si vanno a collegare tratti in asfalto con dei tratti di sterrato, e andare a trovare appunto quei link tra i vari pezzi, tra i vari magari anche vigili che abbiamo già fatto, che magari non avevamo mai trovato, e con questa bicicletta andiamo a scoprirli. Una vera adventure bike. In più si ha la possibilità, senza nessun problema, di caricarla fino allo stremo per andare a fare viaggi in bicicletta più o meno lunghi. Con questa bicicletta si può veramente mettere di tutto. Abbiamo attacchi sulla forcella, attacchi sul tubo orizzontale, attacchi sul tubo obliquo, due attacchi sul tubo verticale, e anche la possibilità di mettere il portapacchi posteriore. Quindi veramente diventa una bicicletta da viaggio completa. Come dicevo, quello che secondo me è il punto di forza della Trek Checkpoint è la sua versatilità, un po' che riporta il mondo del gravel agli inizi, quando non c'era questa esasperazione di andare a cercare la gravel fatta per gareggiare, la gravel aero gravel per andare forte, la gravel per andare ad essere quasi un hardtail. Questa è una gravel a tutto tondo, una gravel vecchio stile che fa divertire proprio per la sua versatilità. Se siete arrivati fin qui avete amato il nostro tuffo
tuffo all'interno del mondo gravel con la Trek Checkpoint SL6 ETAP. Quindi, come al solito, prima di salutarvi vi lasciamo i tre consigli finali, che sono di mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Quindi Giovanni, questa esperienza gravel? Mi sa che mi imbarazzo se mi fai i video.